Salone di Ginevra 2017, DS Automobile presenta una grande novità, TS7 Crossback, il SUV secondo DS che rappresenta il primo dei prodotti di seconda generazione per la gamma DS e che è un connubio di innovazione, di tecnologia, di savoir-faire in pieno stile parigino. La tecnologia la troviamo sia all'esterno sia all'interno dell'abitacolo sotto forma di sistemi di assistenza alla guida, ma anche di soluzioni come i DS Active LED Vision, che oltre ad essere stilisticamente un elemento che contraddistingue e identifica il frontale di DS7 Crossback, sono anche in grado di ruotare e quindi riescono a orientare il fascio luminoso in base alle condizioni di velocità e di condizioni climatiche, che anche appunto di condizioni climatiche, e quindi a ottimizzare il fascio luminoso. Inoltre anche nella parte posteriore i fari 3D oramai sono un elemento che contraddistinguono e si riconoscono da lontano. In questo caso su DS7 Crossback sono lavorati con a laser con effetto 3D e formano come un disegno a scaglie luminose, a losange, un disegno geometrico. Dicevamo, le linee del DS7 Crossback sono potenti, carismatiche, una personalità forte, e all'interno ritroviamo questo grande senso di comfort grazie al vasto volume interno caratterizzato da un grande comfort, da utilizzo di materiali raffinati, prestigiosi, lavorati con la maestria artigianale. In particolare sono 5 le possibili scelte degli interni, dove materiali come alcantara, pelle nappa, piuttosto che legno addirittura, vengono utilizzati per rivestire le vaste superfici interne. Dicevamo prima dei sistemi innovativi che DS7 inaugura. Parliamo delle sospensioni attive, ad esempio appunto sono le DS Scan Suspension System, che grazie all'utilizzo di una telecamera rilevano le asperità della strada e sono in grado di controllare, regolare in maniera indipendente gli ammortizzatori, le sospensioni di ogni singola ruota per il massimo del comfort. Altri sistemi che vengono inaugurati appunto con DS7 Crossback sono il DS Night Vision, un sistema che permette durante la guida notturna di identificare dei possibili pericoli grazie a una telecamera infrarossi, quindi pedoni oppure animali che si trovano sulla carreggiata, e quindi di allertare il conducente. Un altro sistema che può essere invece il Driver Attention Monitoring System è quello che rileva eventuali abbassamenti del livello di attenzione del conducente. Quindi insomma tanta tecnologia a servizio della sicurezza. Ma la tecnologia non finisce con questi sistemi, perché parliamo di motorizzazioni e di cambio, perché DS7 Crossback inaugura il cambio automatico a 8 rapporti associato a diverse motorizzazioni. Parliamo di motorizzazioni che spaziano per il benzina dal PureTech 130 fino al THP 225 e nella gamma diesel invece dal BlueHD 130 fino a BlueHD 180. E in più DS7 Crossback inaugurerà la motorizzazione ibrida plug-in elettrico-benzina, quindi per un totale di 300 cavalli di potenza, con un'autonomia di 60 km in modalità elettrica e modalità 4x4. DS7 Crossback arriverà tra la fine dell'anno e inizio 2018, però sarà a breve ordinabile per l'Italia una versione online che si chiama La Premiere, DS7 Crossback La Premiere, che è un'edizione limitata di lancio appunto con le due motorizzazioni top di gamma, quindi benzina e diesel, associate entrambe al cambio EAT8, proprio per chi vuole essere tra i primi a mettersi alla guida di DS7 Crossback.